La musica di Vivaldi, la musica del periodo barocco, è una cosa che più o meno tutti orecchiamo. Parlavamo poc'anzi a tavola, come a volte le stagioni siano diventate perfino odiose dalla loro perenne invadenza nel nostro mondo, nelle suonerie dei cellulari, nelle segreterie telefoniche, insomma. Sembra di conoscerlo Vivaldi, ci sembra, in realtà è un compositore giovane perché è stato per più di 200 anni negletto, sconosciuto, dimenticato. Lo abbiamo cominciato a riscoprire dagli anni 20 del secolo scorso e quindi è un compositore che ancora ci riserva molte sorprese. Non vi parlerò della vita di Don Antonio Vivaldi, cosa che basta una sfogliata a una biografia per impararlo, ma vorrei ripercorrere un pochino le tappe biografiche attraverso il volto, attraverso i ritratti e fare il punto un po' su questa branca così laterale, strana, negletta anch'essa, che è l'iconografia musicale. Noi abbiamo bisogno delle immagini. La musica non vive soltanto per trasmissione di fonti musicali e per strumenti, ma ha bisogno anche delle immagini. Le immagini che ci raffigurano i protagonisti della musica. Noi abbiamo bisogno di vedere il volto di Beethoven, abbiamo curiosità di conoscere che faccia aveva Schubert. Le mettiamo poi in relazione, mnemonicamente, con la loro opera. Quindi facciamo poi una sovrapposizione mentale, per noi quando pensiamo a Beethoven ci viene in mente quella certa faccia, quel certo volto che abbiamo visto mille volte attraverso vari ritratti. L'iconografia musicale non è soltanto la ritrattistica dei compositori, l'iconografia è una branca utilissima per esempio perché ci restituisce tutta una fetta di storia della musica altrimenti ineseguibile. Pensate alla musica di questo periodo storico qua, il 400 o anche prima, il 300 e il 200, noi non riusciremo a eseguire una sola nota della musica del 300 e del 400 se non avessimo iconografia musicale, cioè rappresentazioni pittoriche, affreschi, miniature, disegni che ci raffigurano quali erano quegli strumenti e come venivano in qualche modo eseguiti, impugnati, imbracciati, perché gli strumenti medievali non sono assolutamente sopravvissuti. Non ci sono, quindi, eppure oggi eseguiamo la musica del Medioevo, la possiamo fare solo grazie a questa branca così laterale che è la iconografia musicale. Ora, ma stasera vi parlerò della iconografia musicale a sua volta piccola nicchia che è la ritrattistica dei compositori. Allora, bisogna anzitutto avvicinarci a questa disciplina, a questo piccolo settore, con sospetto, ponendo dei dubbi. Per millenni, non centinaia d'anni, bensì millenni, l'unico modo per raffigurare il sembiante di una persona, non tanto in musica, in qualsiasi altro ambito, cioè raffigurare la faccia, tramandare l'effigie di un personaggio, sia esso Giulio Cesare come Carlo V d'Asburgo, era la pittura, la scultura, il disegno, l'incisione, tecniche umane che avevano bisogno della mediazione di un artista, di un secondo artista. Quindi io, se voglio il ritratto di Bach, ho bisogno di un altro artista diverso da lui che padroneggi le discipline pittoriche, le tecniche pittoriche e mi restituisca quell'immagine in che forma? In forma fotografica, in forma interpretata, reinterpretata? Cioè come devo leggere io le immagini che arrivano dal passato? Il problema nostro è che noi viviamo in un'epoca in cui siamo sovraccarichi di immagini. È forse l'epoca della storia più ricca di immagini. Viviamo immersi nel web, abbiamo tutti noi un telefono che consente di filmare e scattare foto, ne scattiamo a centinaia, non le teniamo nemmeno più, non le stampiamo più perché c'è questa bulimia iconografica. Ebbene, siamo abituati alle fotografie, siamo circondati da fotografie, eccone una, e siamo abituati a crederci. Cioè io vedo il castello e quella fotografia non dubito che mi rappresenti qualcosa di diverso o mi inganni in qualche cosa. Io vedo quella foto e dico ecco il castello di Torre Chiara. Mi fido, siamo abituati,
da più di un secolo, da quando la fotografia ha completamente scalzato tutte le tecniche pittoriche che servivano a fare quello che adesso fa la fotografia per noi. Poi è anche una forma d'arte, una forma di interpretazione della realtà. Poi c'è la fotografia d'arte attraverso la quale l'artista fotografo reinterpreta, allora mette dei filtri, allora aggiunge, allora deforma in qualche modo la realtà. Ma la fotografia, quella stupida, quella che facciamo tutti i giorni col telefonino, la fotografia di rappresentazione, quella foto là del castello, è una fotografia che ci dà un'oggettività, ci ripete quello che è un oggetto nelle sue proporzioni, nella sua luce, nelle sue ombre, nelle sue volumetrie, e quindi ci fidiamo. Sono più di 120 anni, 140 anni che noi continuiamo a leggere non solo la fotografia, ma l'arte figurativa pittorica con la stessa credulità con cui leggiamo le fotografie. E questo è un errore, perché ci dimentichiamo che fino all'Ottocento tutto, e anche buona parte del primo Novecento, la pittura soprattutto, e anche le altre tecniche, servivano sì in gran parte a restituire la realtà, ma erano delle tecniche mediate da sensibilità, gusti e gradi di capacità più o meno differenti. Il pittore antico era o bravo, bravissimo, o bravetto, mediocre, pessimo. Noi, quando abbiamo davanti un quadro che ci raffigura un personaggio del 700 o del 600, lo guardiamo come fosse una fotografia antica, facendo un errore clamoroso, perché gli diamo una fiducia a quella cosa, a quelle proporzioni, a quel sembiante, che magari non è vero, magari è deformato per motivi o ideologici o deformato molto spesso e banalmente per motivi tecnici di incapacità di rappresentare il reale. I pittori del passato non erano soltanto i grandi Caravaggio, i Tiepolo, ma c'erano una pletora di pittori onesti che facevano il loro lavoro con qualche difettuccio. Quindi quando vediamo l'immagine che ci raffigura Mozart e noi pensiamo, ecco Mozart, probabilmente Mozart non aveva quella faccia là. Vediamone una per esempio. Ecco, questo è uno dei ritratti più celebri di Mozart. Su questo ritratto sono stati versati fiumi di inchiostro, perché è incompleto, è bello, è suggestivo. C'ha questo sguardo che va forse nell'infinito, nell'ignoto, nell'oltre, e su questo ritratto gli esegeti, ma anche i più importanti esegeti mozartiani, hanno infiorettato una serie di letture molto belle, che se le leggiamo oggi nelle biografie mozartiane, dice, ma senti bello, sono pagine quasi di prosa poetica. E gli è stato dato a questa immagine un carico di verità che non aveva. Si è detto che questo dipinto, che non è datato, è stato dipinto negli ultimi anni di vita di Mozart, nel 90 circa, del 1790. Quando lui ormai era malato, forse aveva la nefrite, e molti hanno detto, guardate gli occhi gonfi, quasi sporgenti, questo tipico gonfiore che provoca la nefrite, i tessuti che diventano pieni di acqua, c'è questa sofferenza nello sguardo. E un altro grande esegeta ha detto, no, lui non guarda fuori, lui guarda dentro se stesso, è come se lui ci introducesse al suo mondo interiore. In questo momento noi, come guardando lui, guardiamo cosa c'ha nella sua anima, cosa c'ha nel suo pensiero musicale. E su questa immagine vi potrei citare una quindicina di belli spunti esegetici, tutti falsi, tutti tanto belli quanto infondati. Questo dipinto l'ha fatto suo cognato. Suo cognato aveva sposato appunto la sorella della moglie di Constanze, e bisogna sapere che Joseph Lang era soprattutto un bravo tenore, un cantante che si dilettava un pochino di pittura. Quanto bene e quanto sapesse dipingere Joseph Lang non lo si può decidere da questo quadro, ma lo si deve vedere in relazione a tutte le altre sue prove pittoriche. Non si può prendere un'opera di un qualsiasi artista e decidere su quella, bisogna vederla nel contesto della sua produzione.
Se noi vedessimo tutte le opere pittoriche, le poche rimaste di Josef Lange, ci accorgeremo che è un pittore abbastanza mediocre. Ha dipinto questo quadro che è piccolino, il volto sta dentro questa dimensione, con l'intento di farne un piccolo ritrattino. Poi ci ha ripensato e lo ha incollato su una tela più grande con l'intento di fare Mozart al pianoforte. Quindi ha abbozzato quello che dovrebbe essere il leggio del fortepiano, del clavicembalo, e per metterlo seduto al cembalo. Poi perché lo ha lasciato incompiuto? Gli esegeti che hanno voluto vedere in questa immagine così bella, così carica, hanno voluto vedere l'addio, il requiem, la partitura incompleta del requiem, perché il requiem ci piace molto anche perché è incompleto, c'è morto sopra, è piena di significati perché non l'ha finita. E questo è un ritratto non finito di quegli anni là. No, non è vero, non è di quegli anni là, è del 1782, quando Mozart era in piena salute, non aveva la nefrite e non stava scrivendo il requiem. E l'ha fatto per fare un doppio ritratto di suo cognato e sua cognata Constanze, la moglie di Mozart. Vedete, se noi conoscessimo solo questo ritrattino qua, noi non avremmo di Josef Lange, e dovessimo giudicare la pittura di Lange da questo, diremmo è un quadrettino caruccio, come se ne facevano a centinaia fra 7 e 800, fatto per metterlo nel tinello di cucina e dire questa era la zia, questa era la mamma, questo era il nonno. Quindi cosa voglio dire con questo? Che il famoso ritratto di Mozart in fine vita, incompleto, con lo sguardo rivolto verso se stesso, non è questo, è un ritratto che doveva essere messo in coppia con la moglie e che per una serie di motivi non è stato inquadrato insieme, perché poi Lange ha lasciato la sorella di Constanze e si è messo con una donna di 30 anni più giovane e è scappato con questa. Quindi il progetto iconografico è fallito anche per questo. Questo per dirvi, non poniamo troppa fiducia nei reperti iconografici del passato. Beethoven è uno dei più noti pittori del globo, e devo dire che Beethoven ha avuto la fortuna di essere raffigurato molte volte. La galleria dei ritratti beethoveniani, più o meno molti di voi l'avranno presente, ce ne sono tanti, diversi, frastagliati, mettendoli tutti in fila, come ha fatto poi Benedetta Saglietti nel suo bellissimo saggio sui ritratti di Beethoven, mettendoli tutti in ordine, sfogliandoli proprio così, uno dietro l'altro, ci accorgiamo delle continue sperequazioni somatiche, proprio di sproporzioni. Ci sono alcuni, fra questi 30 ritratti circa, che se prendessimo solo uno di quelli e me lo mettessimo a confronto con solo un altro, sembrerebbero due persone totalmente diverse. E si sa che è Beethoven perché è stato fatto da un pittore che lo ha raffigurato, l'ha incontrato, ci sono altre evidenze documentarie, ma se noi avessimo per caso un solo ritratto di questi e magari il meno somigliante, oggi noi avremmo tutta un'altra immagine di Beethoven, se non fosse che, per fortuna, al suo tempo cominciava a esistere la moda delle maschere, sia da vivi che da morti. Con il romanticismo nasce il culto dell'eroe, dell'artista come essere superiore agli altri, e quindi bisogna conservarne il più possibile anche i cimeli, la ciocca di capelli che gli viene tagliata quando lui è ancora sul letto di morte, e gli si fa la maschera da morto ma anche da vivo. Questa è la maschera che lo raffigura nel pieno della sua maturità, quindi Beethoven come era veramente. Abbiamo questa testimonianza incredibile che è come una fotografia, meglio di una fotografia perché in tre dimensioni, a parte gli occhi che sono chiusi. Allora, tutti i ritratti posti in confronto con la maschera rivelano le loro evidenti carenze di carattere proprio strettamente somatico. Questo alla vostra sinistra è un famoso ritratto del pittore Willibald Mahler, che gli ha fatto ben 3 ritratti a Beethoven nel corso della sua vita. E questo forse è il più famoso di tutti. È sempre stato detto che il ritratto di Mahler è di un'esattezza, di una verisimiglianza totale e aderisce al volto di Beethoven come se noi lo vedessimo. Non è vero, perché la maschera vi dimostra come la fronte che fa Mahler è schiacciata, mentre la fronte di Beethoven era bombata. Vi dimostra come i piani, i volumi del volto siano
nel dipinto di Mähler, anche lì allungati e un po' schiacciati dagli zigomi, mentre invece sono più tondeggianti nella maschera in vita, e tante altre sperequazioni che è facile vedere dal confronto. Quindi solo nei rari casi in cui abbiamo la fortuna di avere un reperto così oggettivo come la maschera, come avere più che una fotografia, allora possiamo valutare la bontà di un reperto iconografico, però bisogna fare i conti con le sovrainterpretazioni di carattere estetico, idealistico e a volte psicanalitico, psicologico. È stato detto che negli occhi del ritratto di Mähler c'è un Beethoven che sta aprendosi verso l'umanità, sta già presentendo la sua grande sinfonia con il coro, che è la sinfonia nona, e sono state fatte delle letture psicologiche sulla base del sembiante. Letture pericolosissime, perché se il sembiante poi non è quello, o deroga dalla verità storica, rischiamo di dire delle cose assolutamente campate in aria. Bene, questo il caso del ritratto di Wagner. Noi abbiamo questo ritratto di Franz von Lembach alla sinistra e poi il ritratto di Renoir, il famoso Renoir, uno dei principi dell'impressionismo. Se noi non conoscessimo le fotografie, le decine di fotografie che abbiamo di Wagner, quindi il vero volto, oppure non conoscessimo il ritratto di Lembach, che è estremamente esatto nelle proporzioni proprio dei volumi, ma conoscessimo Wagner solo tramite il ritratto di Renoir, avremo una visione un pochino falsata del sembiante di Wagner. È stato detto che il ritratto di Renoir gli rappresenta l'anima, non rappresenta il sembiante, rappresenta il torbido pensiero di Wagner. E può darsi, ma su questo terreno, diciamo, scivoloso delle interpretazioni di carattere psicologico è facile dire una cosa oppure contraddirla. Quello che bisogna stare attenti è che se quello che diciamo si basa su un artefatto prodotto da un pittore che non ha sufficienti strumenti tecnici a disposizione, anche tutte le nostre discussioni di carattere ideale potranno essere, diciamo così, non dico destituite di fondamento, ma perlomeno inficiate. Si può parlare di sguardo, si può parlare di intensità, si può parlare di carattere di fronte a un dipinto che raffigura un personaggio poi di questa caratura. Fare la psicanalisi attraverso l'immagine è un'operazione rischiosissima, tanto più se l'immagine che ci viene fornita dalla storia è l'immagine di un pittore che ha sbagliato le proporzioni, un pittore che ha sbagliato i piani del volto, che ha sbagliato lo sguardo. Lo sguardo del dipinto di Renoir è assolutamente spento, quell'altro è vivace e profondo, la bocca è, diciamo così, proprio sbagliata nella sua forma in Renoir e sembra atteggiarsi a smorfia. Che sia voluto, questo è oggetto di disquisizione, ma è difficile poter poi fare valutazioni extra pittoriche, quindi andare su questioni caratteriali e su questioni psicanalitiche, partendo da un artefatto di quel genere lì. Ebbene, ancora peggio sono i ritratti, ancora peggio come capacità di trasmissione di informazione, sono quei ritratti fatti da pittori assolutamente mediocri. Pittori che ce n'erano a bizzeffe in tutte le epoche storiche prima dell'avvento della fotografia. La miniatura sulla destra di Martin Knoll ci raffigura Mozart intorno ai 16 anni. L'altro ritratto ci raffigura Mozart intorno ai 14-15 anni. È dipinto da Cignaroli, l'ha dipinto quando era a Verona, quindi durante il soggiorno e uno dei viaggi mozartiani in Italia gli fu fatto il dipinto a sinistra, l'altro invece fu fatto a Salzburg. Ebbene, se noi non conoscessimo altri ritratti di Mozart, anche di Mozart bambino o di Mozart giovinetto, stenteremmo a dire che queste sono la stessa persona. Non è possibile. Se conoscessimo soltanto il ritratto di destra, nessuno avrebbe mai detto che quel ritratto lì corrisponde al famoso ritratto collettivo, non so se l'avete presente, dove c'è Mozart e Nanner al clavicembalo,
e c'è il padre seduto accanto a loro e c'è il ritratto della madre, c'è tutta la famiglia praticamente. E si vede il giovane Mozart che è già ormai diciottenne, con il suo bel nasotto un po' curvilineo, ma nessuno avrebbe potuto mai attribuire questa miniatura. Però la sappiamo che è Mozart perché ci sono delle testimonianze storiche che ci attestano che questo fu fatto in sua presenza. Quindi l'iconografia musicale è un campo scivolosissimo. Arriviamo a Vivaldi, quindi. Quanti e quali sono i ritratti che ci riportano il sembiante di Antonio Vivaldi? Ci sono pittori che hanno raffigurato Beethoven e l'hanno raffigurato più o meno bene, ma Beethoven non ha mai avuto il grande pittore, il grande ritrattista. Mozart nella sua vita non ha mai avuto il più grande pittore dell'epoca che lavorasse per lui. Ed è un peccato, perché i grandi pittori, i bravi pittori, sanno anche restituire molto di più della realtà. Un grande dipinto di Caravaggio è un pittore che riesce a non solo a esprimere tutta una gamma di valori ideali e interiori gigantesca, ma è affidabile come trasmissione dei dati reali. Ci sono i famosi dipinti di Caravaggio dove ci sono strumenti musicali, la musica leggibilissima, possiamo sapere quale madrigale era quel certo foglio lì e così via. Quindi sono pittori che ci dicono il vero, ce lo vogliono dire, non vogliono deformarcelo. Altri pittori, come il Greco, ce lo vogliono deformare per altri motivi che non stiamo a dire. Quindi grandi compositori non è detto che abbiano incontrato grandi pittori, anzi è quasi sempre il contrario. Grandi compositori hanno la sventura di non incontrare mai un pittore buono o abbastanza capace. E Vivaldi tutti voi conoscete. Quando noi compriamo un disco, andiamo su internet e vediamo l'effigie di Vivaldi, tutti abbiamo presente quel famoso ritratto che ce lo raffigura con la parrucca, il violino in mano. E quel ritratto lì, eccolo qua, è quello che è diventato l'icona mondiale di Antonio Vivaldi. Tutti lo conosciamo soprattutto per essere quel viso lì. Ma è Vivaldi lui? Il dipinto è anonimo. Nessuna traccia sulla tela, dietro la tela, ci dice che lui sia Don Antonio Vivaldi. Perché è diventato Vivaldi allora questo dipinto? Allora, recentemente, questo dipinto si trova a Bologna, nella grande quadreria che fu di padre Martini. Padre Gian Battista Martini, questo teorico musicista incredibile del Settecento, più seconda metà del Settecento, fu un collezionista formidabile di manoscritti musicali e anche di quadri. Volle lui stesso acquisire tutte le effigi dei compositori presenti nella sua biblioteca. Quindi non soltanto voleva avere tutte le opere o la maggior parte delle opere di Graupner, di Carl Philipp Emanuel Bach, e scriveva lui stesso: caro signor Carl Philipp Emanuel Bach, mi mandi per favore l'ultima copia del suo trattato, e così così, per acquisire la sua biblioteca. Voleva anche il sembiante di questi personaggi, sapendo già di fare un qualcosa di nuovo, di storicamente inaudito, quello di formare la più grande quadreria musicale della storia. Cioè lì dentro a Bologna ci sono più di 310 effigi di tutti i compositori dal 500 al tempo di padre Martini, e poi dopo ancora si sono accresciute durante l'800. Questa quadreria formidabile ci fa vedere la fotografia, quello che noi crediamo essere la fotografia di tutte le facce di tutti i compositori più importanti, almeno quelli italiani ci sono tutti, e non sono fotografie, il problema è questo. Questo perché è Vivaldi? Chi l'ha detto? Lo disse, lo intuì un grande musicologo del secolo scorso, che è Francesco Vatielli. Francesco Vatielli era uno di quegli uomini che nascono nell'ultima parte dell'Ottocento e vivono fino agli anni 40, circa 50 del Novecento, come Alberto Gentili e come Luigi Torri, che furono quelli che in qualche modo si interessarono per la prima volta e scoprirono il nostro passato musicale, segnatamente Vivaldi e segnatamente anche tutta una serie di compositori importanti del 6-700. Quindi grazie a questa gente qua che noi abbiamo finalmente le partiture, fino allora sconosciute, fino allora dimenticate, neglette, non attribuite, eccetera.
Battielli era bibliotecario di questa famosa biblioteca di Padre Martini. Qui lo vediamo nel 1928. Nel 1938, quando lui era ancora lì a Bologna, dietro la sua scrivania di direttore di questa bella biblioteca musicale e di iconoteca musicale, trovò in una stanza abbandonata che era il convento dei francescani, questo grande quadro, una cosa tipo 97 centimetri per 70, non so, di bella dimensione, tutto pieno di polvere, completamente abbandonato, lo fece ripulire e venne fuori quello che abbiamo visto. Venne fuori questo. Battielli, che era una persona a quel tempo una delle più colte per quanto riguardava la musica dei secoli passati, perché bisogna capire che perfino a buona parte dell'Ottocento il mondo si è cibato, si è nutrito di musica contemporanea. Facevano, suonavano, ascoltavano, godevano la musica del loro periodo e si interessavano raramente a quella dei secoli passati. Quindi siamo stati contemporanei, fermi sul nostro tempo per un bel po', poi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento ci cominciamo a volgere, i linguaggi si sfilacciano, si va a sperimentare sempre nuovi linguaggi e si va anche a cercare i linguaggi del passato. E questo è il periodo in cui, primo Novecento, si vanno a cercare le antiche intavolature per liuto del Cinquecento e gente come Ottorino Respighi ci rende delle bellissime trascrizioni modernizzate per l'epoca, per il gusto dell'epoca. Si pensava che la musica del passato non fosse più resuscitabile ad una prassi storica, filologica. Non ci sono più gli antichi liuti, è inutile costruire vecchi clavicembali, trascriviamoli per i nostri strumenti, per pianoforte, per orchestra rinforzata con tutti gli strumenti a fiato. Quindi venivano fuori queste belle trascrizioni, potremmo chiamarle post-romantiche, delle musiche del passato. E una cosa comunque meritoria, perché si ascoltavano per la prima volta musiche fino allora sconosciute e si pubblicavano. Ebbene, Battielli, che conosceva un bel po' di questa musica del 5-6-700, disse: questo potrebbe essere Antonio Vivaldi, perché vide sotto la parrucca, nell'attaccatura fra parrucca e fronte, ci vide del rossiccio, che disse Vivaldi aveva i capelli rossi, era il prete rosso, no? Quindi lui intuì sotto la parrucca, ecco, il quadrato, quello centrale, quello in alto, quello che vide Battielli fu quello, cioè lì ci sono dei ciuffi rossi. Questo è Antonio Vivaldi, perché era detto il prete rosso perché aveva i capelli rossi, e quindi qui si vede in questa zona intermedia della tela fra parrucca e fronte. Ma c'era un altro motivo un pochino più serio, oltre che dei ciuffi rossi, perché somigliava incredibilmente a una incisione. Noi abbiamo un altro ritratto che adesso vedremo, che è la antiporta del Cimento dell'Armonia dell'Invenzione, cioè l'opera ottava di Vivaldi, pubblicata in sua vita nel 1725. I primi quattro concerti del Cimento dell'Armonia sono i famosi concerti delle stagioni. Quindi questa opera fondamentale di Antonio Vivaldi, uscita nel 1725, ha come antiporta questo ritratto inciso a Bulino, che vedremo fra poco. E questo ritratto qui somiglia molto a quel ritratto che sappiamo essere veramente Vivaldi. Quindi Battielli ebbe non solo l'intuizione del ciuffo rosso, ma insomma aveva la conoscenza anche della incisione posta come antiporta del Cimento dell'Armonia dell'Invenzione. Allora, il ciuffo rosso fa parte di quelle iperinterpretazioni che noi a volte facciamo dell'arte antica. Sappiamo una cosa del personaggio raffigurato e la vogliamo vedere, la proiettiamo noi sul dipinto. Questa specie di questo rossore, che è stato preso per buono da tutti, per tutti i critici e tutti gli studiosi dopo di lui, hanno detto sì, c'è il ciuffo rosso, questo è Don Antonio Vivaldi perché c'è il ciuffo rosso che fuoriesce. Alcuni studiosi l'hanno visto sulla tempia sinistra, l'altra parte. Vedete che c'è quella specie di virgola sulla tempia, quella pennellata, e qualcuno ha detto no, il ciuffo rosso è quello lì. E questo è andato avanti fino al 1997,
questa storia dei ciuffi rossi. Poi ho scritto un articolo su studi vivaldiani, dice ora basta con il ciuffo rosso, ora basta giocare con i ciuffi. Non c'è nessun ciuffo rosso in questo dipinto. Questo dipinto è fatto secondo il tipico modo di dipingere dal 500 fino al tardo 700, cioè l'imprimitura della tela si prepara con un colore bruno rossastro con delle terre. Nel primo 700 si comincia a usare il bolo d'Armenia, questa terra rossa argillosa, un po' grassa. E quindi dove voi vedete, andando nei musei, dipinti fra 6 e 700, vedete quelle poche porzioni di tela scoperta, non finita, non coperta del tutto dalle pennellate, vediamo il fondo del quadro, il fondo della tela, su cui il pittore gioca spesso per sgranare la sua pennellata. Se fa un chiaro, preme il pennello, poi rilascia in modo che poi venga una sfumatura automatica quasi, senza bisogno di stare lì a sfumare sciogliendo con l'acqua ragia e diluendo. Colore a corpo, prendo, non so, il chiarore della fronte, queste belle pennellate cariche di bianco, ocra e altri colori, che va fatto a corpo, il chiaro va messo, non può essere trasparente, deve essere coprente. Io metto la pennellata a corpo e premo il pennello, poi dove voglio sfocare rilascio, cioè sollevo il pennello e lì mi viene automaticamente una sfumatura, una bella sfumatura, più bella di quando riprendo il pennello asciutto e sfumo un po' l'effetto sfumato della Gioconda. Avete presente la Gioconda? Non si vedono le pennellate, è tutto completamente sfumato, ma quello è uno sfumato fatto a posteriori, quando il colore sta quasi per asciugare, non è ancora troppo fresco da sporcare tutto, non è del tutto secco da poterlo ancora sfumare, si prende una bella pennellessa morbida di martoro, morbidissima, e si comincia a passare come fanno le signore quando si truccano con il fard e si sfumano tutte in modo da non vedere più il segno del pennello. Quello non è altro che il residuo del fondo che affiora a metà fra parrucca e sembiante, che guarda caso è rossiccio, perché in gran parte dei fondi di quegli anni lì erano di quel colore. Quindi non c'è nessun ciuffo, e se questo ritratto ci raffigura Antonio Vivaldi, non ce lo raffigura perché c'è il ciuffo rosso, ma perché somiglia a questo. Avete visto, no? L'impostazione è molto simile. C'è quest'uomo che con la camicia aperta, cosa molto rara, torno indietro. Ecco, camicia aperta, cioè, qui c'è il violino e la penna, calamaio e carta. La bocca è fatta un po' a, diciamo, con gli angoli all'insù, un po' a cuoricino. Gli occhi sono scuri, qui sono molto più piccoli, il naso è abbastanza largo, abbastanza grossotto, sembra una persona dal naso abbastanza carnoso e importante, e mentre invece qua il naso è molto importante, la bocca corrisponde con questi angoli all'insù, la boccuccia un pochino a cuoricino, la parrucca è diversa, ma sono passati 10-15 anni e le mode cambiano, le parrucche si scorciano durante l'inizio del Settecento, si passa dalla parrucca ancora di derivazione, di moda tardo seicentesca, di quella lunga, con a volte due discese qua e una dietro, di solito radunata con un fiocchino, si scorciano via più e diventano poi, fino ad arrivare alla seconda metà del Settecento, queste parrucchette corte con i boccoli laterali e il codino retrostante, no? Questa roba di carattere più inglese in genere. Bene, Vivaldi ha più o meno la stessa impostazione, è un uomo di fronte a un calamaio e ha in mano una carta da musica, nell'altro ritratto la carta è sul tavolino, lui ha in mano un violino, perché è un compositore violinista. Nei ritratti di antico regime il grado di comunicazione, di senso, a volte è molto, molto basso, diciamo. Non dobbiamo aspettarci che ci racconti chissà quale cosa del suo mondo interiore o della sua poetica. A volte i ritratti si limitano a dirci, guardate, questo è un compositore, perché c'ha il foglio di musica in mano e una penna, che significa che la musica la scrive lui, questo è il suo mestiere, i ferri del mestiere, c'ha un violino, è un violinista, il compositore al cembalo è un clavicembalista, cioè non si sbaglia, è molto facile in generale questo genere di comunicazione. E
Poi di solito i ritratti nobiliari hanno tutta un'altra serie di simboli, cioè il rango, l'insegna e così via, ma questo non è il caso. Quindi questa volta è un compositore soltanto, non sappiamo più se sia un violinista, il violino è sparito, però questo tornerebbe con una lettera di Vivaldi della maturità, quando lui dice io non degno di fare il suonatore. In teatro non suono che la prima volta e poi lascio suonare gli altri, perché si era un po' stufato di fare il primo violino di fila, fare l'orchestrale. Io compongo e questo torna bene, cioè ora mi faccio raffigurare senza violino, non faccio il suonatore. Questo potrebbe essere nel 25 che si era già un po' stufato di fare il proletario della musica. L'incisione però, per valutare il grado di somiglianza, di attendibilità, di quanto somigli a Vivaldi, è vero o non è vero? Cioè ci rappresenta Antonio Vivaldi? L'altro ritratto, quello di Bologna, sta attaccato a Vivaldi grazie a questo. Ma questo quanto Vivaldi è? Quanto ci dice di Vivaldi? Per capirlo non abbiamo la fotografia, non abbiamo il calco del volto. Abbiamo rarissime testimonianze verbali o letterarie. C'è soltanto una lettera di Francesco Gasparini, compositore che era stato maestro di cappella alla Pietà, dove lui lavorava quando era più giovane, che dice questo famoso naso, lo chiama il naso Vivaldi, un po' di cattiveria, un po' di scherno, perché sicuramente aveva un nasone importante. Abbiamo solo questa testimonianza sul suo sembiante. Bene, per quanto può essere Vivaldi questa? Per valutarla bisogna prendere in esame tutte le raffigurazioni fatte da questo incisore. Ma chi è questo incisore? Non è un pittore bravo, non è un pittore di grido, è un incisore franco-olandese, François Morillon de la Cave, che lavora ad Amsterdam e lavora presso Etienne Roger, che è lo stampatore di Vivaldi. L'editoria italiana negli anni 20 del Settecento era già vicina al disastro, quella musicale poi molto di più. Vivaldi, per avere circolazione e fortuna, deve rivolgersi all'unico grande stampatore europeo di musica, che è Etienne Roger, e poi suo cognato Michel Charles Lessen, che pubblica poi Il cimento dell'armonia dell'invenzione, cioè l'opera ottava, le famose stagioni. Lessen ad Amsterdam fa incidere il ritratto del famoso Vivaldi da un incisore locale, va da quello che, insomma, come andare oggi, devo farmi una fotografia, vado dal fotografo, guarda, c'è lui bravo, più o meno senza tante pretese, non è il miglior fotografo del mondo, non ce lo possiamo permettere, questa è la sostanza, è andare dal fotografo del paese. Se noi vedessimo, adesso nel caso di allargare il campo, tutte le raffigurazioni fatte da questo incisore, ci accorgeremmo che è un incisore abbastanza mediocretto. Quando raffigura altri personaggi di cui noi abbiamo il dipinto originale, ci accorgiamo che deforma un po'. Per esempio fa sempre gli occhi più grandi del normale. I suoi personaggi hanno sempre gli occhioni. Nell'originale, nel quadro originale, il dipinto di Willem de Fesch, questo famoso compositore olandese, che è raffigurato un bellissimo quadro di un italiano, mi pare sia... mi sto dimenticando, insomma, abbiamo De Fesch fatto bene ad olio, quando François Morillon de la Cave, questo incisore, riprende De Fesch, gli fa gli occhioni spalancati, che invece nel ritratto c'ha piccoletti. Questi occhioni un po' ovini probabilmente sono effetto di un difetto di copiatura di Willem de Fesch, di Morillon de la Cave. Quindi dobbiamo andarci con i piedi di piombo, però questo è l'unico aggancio che abbiamo per autenticare il ritratto di Bologna. Ora Vivaldi in questo momento storico qua, quando lui si fa raffigurare nel 25 al tempo delle stagioni, ecco, chi era Antonio Vivaldi dal punto di vista musicale? Era un compositore che era, diciamo, aveva raggiunto una fama europea mostruosa, oggi diremo, per usare un aggettivo fantoziano. Nessun compositore italiano se non Corelli aveva raggiunto quella diffusione, quel grado di eccitazione che creava nel pubblico. Fino ad allora lui era stato sempre a Venezia, non aveva viaggiato, aveva fatto soltanto un piccolo salto a Roma e aveva viaggiato a Mantova e basta. A Venezia la sua musica era fatta per le orfanelle della Pietà, questo luogo chiuso, uno dei quattro ospedali maggiori di Venezia, dove si allevavano e si dava vitto, alloggio e un
po' di speranza a queste orfanelle. E i maestri di musica, come Vivaldi e anche Gasparini, istruivano queste fanciulle nel canto e nel suono. Scriveva musica per le orfanelle Vivaldi. E vogliamo ascoltare che tipo di musica scriveva Vivaldi per queste ragazze. Allora, vediamo intanto l'altro ritratto che abbiamo, così li vediamo subito tutti, i ritratti fatti durante la vita del compositore. Questo è uno schizzo a penna, molto rapido, come si vede, una caricatura fatta da Pier Leone Ghezzi. E Pier Leone Ghezzi è un pittore nella Roma papalina del primo Settecento, un pittore eminentissimo, fa palle d'altare, fa ritratti di importanti prelati, ma c'ha la mania della caricatura. In vita sua ha disegnato una cosa come più di 4.000 caricature. Di tutti i personaggi che gli si paravano davanti, lui li caricaturava o li caricava. E fra queste 4.000, più di 4.000 caricature, ci sono 400 caricature di musicisti. Pier Leone Ghezzi era anche un appassionato dilettante di musica, suonava lui stesso il violoncello, e quindi appena trovava un musicista lo invitava a casa sua, lo invitava a suonare a casa sua. Era anche un po' pressante, perché costringeva i musicisti a fare questi concerti domestici in questa bella dimora di Via Giulia, dove lui dava delle accademie tutti i lunedì. Quindi Pier Leone Ghezzi non solo frequentava tutti i teatri di Roma, l'Alibert, il Male, il Capranica e così via, ma costringeva cantanti, liutisti, compositori, clavicembalisti, violinisti, venite da me e facciamo musica insieme. Fu forse in una di queste accademie che Vivaldi, di passaggio da Roma per fare l'opera, fu catturato dalla penna vivacissima di Pier Leone Ghezzi, che ce lo restituisce così, di getto, mentre sta parlando, si vede che è un ritratto fatto, non dico all'insaputa, ma insomma, quando uno sta parlando con qualcun altro e quello gli fa la caricatura sotto mano. Sotto c'è scritto: il prete rosso, compositore di musica che fece l'opera al Capranica nel 1723, al Teatro Capranica. Grande successo strepitoso. Ecco, sentiamo un po' questa musica di Vivaldi che faceva questo successo. Cioè, cerchiamo di capire anche dal punto di vista proprio strettamente musicale, sonoro, cosa significava essere compositore di successo a quell'epoca e perché la sua musica era considerata bella o desiderabile. Questo era uno dei concerti più antichi che noi conosciamo di Vivaldi, un concerto giovanile, dove per giovanile si intende inizio degli anni del Settecento, del nuovo secolo. Un concerto raro che fino a poco tempo fa non era dato per Vivaldi, è stato attribuito recentissimamente. Allora, la cifra di questa musica è quella di essere fiammante, fresca, vivace. Averci un violino che è in preminenza e primeggia su tutto il gruppo degli archi. Tutta la musica fino ad allora era il gruppo degli archi, lavora quasi alla pari, con qualche puntata solistica del violino primo di concertino, violino secondo di concertino, che fanno un po', duettano un pochino, ma sempre in dialogo con la massa. Qui abbiamo l'individuo che svetta sulla massa, dice: voi non siete nessuno, siete voi che suono io, voi fatemi un po' d'accompagnamento senza coprirmi, per favore, e suona valanghe di semicrome,
e stupisce con le sue valanghe di semicrome. Questa era per un uomo del primo Settecento una novità incredibile. Per noi adesso è roba vecchia, è roba che siamo abituati anche abbastanza a ascoltare, cioè Vivaldi sì, più o meno sappiamo come fa, ma non ci rendiamo più conto di come un pezzo del genere nel 1708 faceva saltare dalla seggiola chi ascoltava. Questa differenza ormai di approccio non potremmo più restaurarla, però bisognerebbe ogni tanto pensare a qual era il gusto dell'epoca e cos'era rispetto all'epoca quello che stiamo ascoltando, stiamo vivendo oggi. Ebbene, questo era il Vivaldi che furoreggiava anche in Europa e che viene ritratto da Ghezzi nel 23 quando va a Roma. Ma Ghezzi, ecco, questo è il foglio intero, in realtà quello lì era un particolare. Ci sono altri due prelati che erano con lui in conversazione, probabilmente a casa del cardinal Pietro Toboni, questo potentissimo cardinale veneziano, protettore degli affari di Francia a Roma, che ha fatto da mecenate non solo a Scarlatti, a Handel, a Corelli, ma anche a Vivaldi, un pochino, in piccola parte. Ebbene, Ghezzi fa una seconda caricatura di Vivaldi, quando lui se n'è andato probabilmente, faceva sempre così, prendeva dal vivo uno schizzo veloce e poi li rifiniva con un po' più di tempo in studio e li tratteggiava un po' di più, è più, un pochino più accurato, un pochino più lezioso, la parrucca eseguita con più cura, ma è lo stesso sostanzialmente, diciamo che questa è la bella copia del precedente, la didascalia è più o meno identica tranne qualche variante ortografica, quindi c'è soltanto questa piccola cosa. Questo disegno è venuto fuori recentemente da Mosca, al Museo Pushkin, è stato scoperto un nuovo album di circa 500 caricature ghezziane, e tra cui c'è anche la seconda versione di Vivaldi. Ma voglio farvi sentire un pezzetto breve di come Vivaldi componeva quando andò a Roma nel 23. A Roma nel 23 lui diresse quest'opera all'Ercole sul Termodonte, quella che è scritta là, che fece l'opera alcapranica del 23, era l'opera Ercole sul Termodonte. E poi ci tornò anche l'anno dopo, nel 24, con un'opera di grande successo, il Giustino, di cui ci sono aree strepitose. Ma vi voglio far sentire un'area che non si sente mai dell'Ercole, anche un pezzettino solo, non c'è bisogno di dilungarci. Possiamo sfumare. Questa è un'area dell'Ercole dove avete sentito questo tenore eroico che canta valanghe di semicrome, valanghe di notine veloci. E questo era il canto virtuosistico dell'epoca, quello che faceva furore. Bisognava essere dotati, cioè per fare una buona figura bisognava averci cantanti buoni, e Vivaldi non sempre ce l'aveva, perché non aveva i soldi per pagare i grandi cantanti, quelli di Serie A, i Farinelli, il Senesino, quelli che invece poteva permettersi Handel. Anche lì c'è tutta una storia che adesso tralascio. Però per dirvi, questa è la musica che Vivaldi componeva e che lasciò un'impressione formidabile sui romani dell'epoca. Quando arrivò Quanz, il famoso poi trattatista tedesco, in seguito trattatista, nel 24 arrivò Quanz a Roma e Vivaldi era appena andato via, disse: i romani non sono impazziti, non vogliono ascoltare che questo gusto qui, lo chiamava gusto lombardo, lui tedescotto lo chiamava lombardo generico, era veneto, ma insomma il gusto di Vivaldi aveva impressionato i romani e non volevano sentire nient'altro che non fosse in questo stile che avete ascoltato adesso, uno stile per l'epoca appunto nuovo, che faceva furore. Andando avanti adesso con i ritratti, chiudiamo abbastanza, vado adesso di corsa, nel senso che i ritratti fatti in vita da
sono quelli che avete visto, una manciata di ritratti dissonanti fra di loro, non consonanti. Uno è un bel dipinto a olio anonimo, che se ci rappresenta Vivaldi ce lo rappresenta perché si aggancia all'incisione di La Cave fatta nel 25 ad Amsterdam, fatta da un incisore un pochino non tanto destro. Vi dovete fidare del mio giudizio perché non vi sto a far vedere tutte le altre prove incisorie di La Cave, sarebbe tedioso, ma vi assicuro che sono prove abbastanza mediocri. E l'altra testimonianza sono questi due schizzi, che poi si riduce a uno solo, perché questa è la replica dell'altro, fatta da un pittore bravo, che era molto bravo nel cogliere le somiglianze. E tutti gli altri compositori ritratti da lui, di cui abbiamo altre fonti di confronto, ci dicono che lui era un grande fisionomista. Si ricordava anche bene le fisionomie, riusciva, c'è una testimonianza del suo biografo dell'epoca che dice che quando lui vedeva una persona gli bastava vederla una sola volta per poi ricordarsela e saperla dipingere, raffigurare anche dopo con calma. Quindi la fisionomia di Vivaldi doveva essere molto simile, un uomo con un naso importante, con il labbro superiore un po' sporgente, questa boccuccia un po' cuoricino, l'abbiamo vista dal ritratto di Bologna con gli angoli all'insù, la fronte un po' spiovente. Vestito da prete? No, mai. Due ritratti, sempre in veste da camera, scamiciato, con il petto di fuori, cosa molto, molto rara. Io ho fatto un inventario, una specie di indagine statistica, mi sono guardato tutti i ritratti dei compositori, o perlomeno tutti quelli possibili, dal 600 al 700, come viene raffigurato un compositore, ma tutti, tedeschi, inglesi, francesi, italiani, e vi assicuro che ce ne sono solo tre in due secoli e mezzo di storia, con il compositore raffigurato come Vivaldi, cioè con la camicia aperta e in veste da camera, e lui era un prete. E di solito sono tutti molto abbottonati, con lo jabot oppure con un colletto, e sono molto compiti. Vivaldi è sorridente e un pochino... diciamo tranquillo di sé, sicuro di sé. Bene, adesso questa è la Cave. Ecco, questa è la prova di come il nostro La Cave, l'incisore che ha inciso l'effigie di Vivaldi, non sia un grande disegnatore. Questo che vedete alla mia destra è Johann Zoffany, un famoso pittore tedesco del Settecento che si autoritrae. Zoffany ha lasciato molti autoritratti e era così bravo che si riconosce sempre, cioè si vede che è lui, noi possiamo, lo incontrassimo adesso per la strada, lo riconosceremo in virtù dei suoi autoritratti perché è costante nel raffigurare se stesso e anche quando raffigura gli altri è di un'esattezza. Quello è invece la trascrizione calcografica, cioè a bulino sul rame, di quello che ha inciso il ritratto di Vivaldi. Quanto ci possiamo aspettare di verità dal buon François Morellon della Cave, che lavorava questo ugonotto scappato dalla revoca dell'editto di Nantes, da Parigi e poi riparato da Amsterdam. Quindi purtroppo la galleria dei ritratti vivaldiani è frastagliata da prove poco valide. Vedete, ho fatto le frecce che del ritratto centrale raffigurano, diciamo, gli errori di sproporzione che ha fatto La Cave e gli errori di deformazione dei piani volumetrici del volto. Ha schiacciato la guancia sinistra per noi, destra per Vivaldi, all'interno del naso, ha spostato il naso verso la nostra destra, ha storto l'angolo della bocca, l'ha fatto salire, ha allargato gli occhi, perché abbiamo visto nel dipinto di Bologna, che è fatto comunque da un pittore piuttosto in gamba, gli occhi di Vivaldi non sono grandi, sono occhi normali, non dico piccoli, ma normali, questi sono degli occhioni spalancati. Nella terza immagine ho provato un pochino a correggere, solo poco, non troppo, gli errori di sproporzione di La Cave. Quindi riportando il naso, e lo vedete, insomma, è più facile vederlo che starlo a descrivere a parole, per provare a riavvicinarmi un pochino a quello che doveva essere l'antigrafo da cui è stato tratto questa incisione, perché per incidere questa lastra, l'incisore olandese non è venuto a Venezia, ha viaggiato 1200 km per venire a fare un disegno, le incisioni non si fanno dal vivo, ci vuole un dipinto o un disegno a matita.
e di solito i segni viaggiano. Quindi Vivaldi probabilmente nel 25 ha mandato il suo ritratto fatto fare da un pittore veneziano su un foglio a disegno, a matita, a sanguigna, non sappiamo come, l'ha mandato ad Amsterdam e la CAV ci ha fatto la sua lastra. Provare a capire qual era il disegno che gli ha mandato Vivaldi, provando a correggere gli errori, proprio quelli da matita rossa, diciamo, se la CAV fosse adesso lezione di disegno in un'accademia di belle arti, no, questo è sbagliato, riaggiusta il naso. Comunque sono tentativi chiaramente vani in assenza del disegno, che non è detto che non possa in un futuro saltare fuori. E a questo punto una musica. Ecco, questo è 1725, questo Vivaldi, questo è l'anno, questa è la musica, Vivaldi che scrive un concerto per violino e organo per la sua cara allieva Anna Maria della Pietà, violino Anna Maria e Lucietta organo, sentite, erano duettavano già il violino e l'organo, e questo è il nostro Don Antonio, cosa scriveva in quell'anno là. Adesso facciamo una velocissima carrellata, dalla incisione di La Cave nel 1776 un inglese trae quest'altro ritratto, che è lo stesso, rovesciato, vedete, rispetto all'incisione. Se si copia un'incisione esattamente nel verso in cui la stiamo copiando, quando verrà stampata, verrà rovesciata specularmente. E questo è il risultato, con ulteriori deformazioni introdotte da questo incisore inglese, che è James Caldwell, che lavora per fare questa enciclopedia, un'enciclopedia della musica in cui ci sono tutte le effigi dei compositori ormai morti. Vivaldi era morto da più di 30 anni, quindi nessuno si ricordava più come fosse fatto Don Antonio Vivaldi, tantomeno in Inghilterra non aveva mai messo piede. Avevano il foglio di La Cave e cominciano a replicarlo e ci fanno questa, che sarebbe la copia della copia, anzi del disegno perduto, l'antigrafo perduto di La Cave, su cui La Cave ha fatto le sue sproporzioni, si innestano le sproporzioni di Caldwell, che fa il volto ancora un po' più tondeggiante e aggiunge errori. Da questo, nel primo 800, in Francia, in una carrellata di compositori violinisti, viene pubblicato da François Fayol, questa storia del violino, Histoire du violon, nel 1818, ci sono tutti i principali violinisti e ci mettono Vivaldi, che è cavato dalla versione di Caldwell, cavata a sua volta da quella precedente di La Cave, quindi è la copia della copia della copia della copia, con risultati ancora peggiori, come potete accorgervi. Però nel primo 800 nessuno sapeva più chi fosse Vivaldi, e se lo sapevano pensavano che fosse lui. Però noi abbiamo bisogno di un aggancio figurativo, mnemonico. Quindi, guardate, questo è il famoso compositore Vivaldi. Nell'Ottocento qualcuno ha pensato di raffigurarlo così, nel modo in cui potevano. Ebbene, a questo punto corro. Questo è... e così via. Potremmo giocare a fare la copia della copia della copia della copia. Un disegno a penna e inchiostro a pennello, anonimo, che si trova a Vienna, all'archivio della Gesellschaft der Musikfreunde, non si sa di chi sia, ma è probabilmente del primo 800, e probabilmente, questo lo dico io ma non ho la prova, probabilmente apparteneva alla collezione di Alois Fuchs, che era questo formidabile collezionista del primo 800, collezionista di manoscritti musicali, come padre Martini a Bologna. Alois Fuchs nel primo 800 a Vienna acquisisce tutti i manoscritti musicali che può, Beethoven, Schubert, Mozart, Haydn, addirittura Vivaldi. In casa sua c'aveva una trentina di manoscritti di concerti di Vivaldi, e acquisisce anche tutte le effigi che può di compositori del passato e del presente. Quindi la collezione iconografica di Fuchs è una cosa straordinaria, adesso è a Berlino, alla Deutsche Staatsbibliothek Berlin, e fra queste
questi reperti io credo che sia stato abbandonato a Vienna questo qui, ma non sono sicurissimo, non ho la dimostrazione, ma penso che risalga al 1820-30 circa. A Bologna c'è questo disegnuccio con lo strafalcione Vivaldi cantante. Cioè, ormai all'inizio dell'Ottocento non si sa più chi sia Don Antonio Vivaldi, non si sa più cosa facesse. Sì, era un compositore, un cantante famoso, il cantante anche qui è nel convento dei Francescani di Bologna, cioè quello di Padre Martini, quello della famosa quadreria, insieme al ritratto, quello famoso che avete visto all'inizio della serata, c'è anche questo disegnuccio osceno, cioè una copia a matita fatta da un frate, sicuramente un frate disegnatore, perché c'è una sigla acrostica laggiù in basso a destra che io ho provato a decifrare, l'iniziale del frate, ordo francescano, eccetera. E quindi questo è quello che si pensava essere Vivaldi all'inizio dell'Ottocento, un cantante famoso. Bene, quindi la deformazione è incredibile. Usciamo dalla deformazione e concludo con quella che è una nuova ipotesi di ritratto vivaldiano. Una ipotesi storica, finora non conosciuta o non segnalata. Nella Chiesa della Pietà a Venezia, se voi entrate e alzate lo sguardo, c'è questo magnifico affresco di Tiepolo. Tutti sappiamo che la Chiesa della Pietà è la chiesa dove Vivaldi ha svolto circa 40 anni di onorato servizio come insegnante di musica. Però nessuno si ricorda, o perlomeno pochi sanno e si ricordano, che la Chiesa della Pietà che vediamo oggi sulla riva degli Schiavoni non è quella che ha conosciuto Vivaldi. Cioè, questa chiesa qua, che tutti vediamo sulla riva degli Schiavoni appena abbiamo passato il Palazzo Ducale, è diciamo una cinquantina di metri più a sinistra rispetto alla chiesa originale, non c'è più quella di Vivaldi, la chiesa di Vivaldi è stata distrutta. Nel 1741, quando Vivaldi è andato a Vienna ed è morto lì, la sua chiesa, la Pietà, era una chiesetta piccolina, ma tipo un decimo dell'attuale chiesa della Pietà, dove lui ha vissuto e ha lavorato tutta la vita, e non c'erano grandi affreschi, grandi opere d'arte in questa chiesuccia. I governatori della Pietà, visto che non serviva più alle esigenze sempre maggiori del coro e della rappresentatività, perché dovevano attrarre benefattori con concerti sfarzosi affinché stimolassero le donazioni per sostentare poi le fanciulle, ebbene decisero di demolire quella vecchia chiesa e costruirla 50 metri più là, sempre sulla riva degli Schiavoni. E negli anni 50 questa grande chiesa, che tutt'oggi è vedibile, fu ultimata. Nel 54 fu chiamato il famoso Tiepolo ad affrescare il soffitto e fece questo capolavoro qua. Questo dipinto enorme di 16 metri di lunghezza, oltre alla gloria di Maria, raffigura, è un omaggio alla musica, perché tutto intorno, lungo il perimetro, c'è una grande quantità di angeli musicanti e suonano tutti gli strumenti in uso all'epoca alla Pietà. C'è la tiorba, c'è il violoncello, c'è il contrabbasso, c'è il flauto, c'è la tromba, c'è il violino e così via. Quindi è una glorificazione di Maria in musica come si faceva lì e lo si è fatto per secoli. Solo Mickey White, che è questa studiosa curiosissima inglese che vive a Venezia, che ha lasciato l'Inghilterra da circa 30 anni per consacrarsi totalmente a quello che lei chiama lui, cioè Don Antonio Vivaldi, è una signora di una certa età che adesso vive lì e grazie a lei abbiamo una valanga di documenti sulla vita di Vivaldi, perché ha passato gli ultimi 30 anni a scandagliare l'archivio di Stato di Venezia alla ricerca di documenti vivaldiani e ha trovato ogni ben di Dio. Quindi dobbiamo essere grati a Mickey White, ma anche le dobbiamo essere grati perché ha avuto l'intuizione di riconoscere in mezzo a questa folla di personaggi Don Antonio Vivaldi, che spunta dietro l'angelo col violino, con i suoi capelli rossi. E, è un'ipotesi, non è una certezza anche questa, non possiamo asserire che questo è Don Antonio Vivaldi, ma io credo che lo sia, perché la memoria di Vivaldi, studiando i documenti superstiti della Pietà negli anni 50, quindi 10 anni dalla morte, c'era una memoria fortissima di Don Antonio Vivaldi e le sue principali allieve avevano assunto dei ruoli
oggi diremo dirigenziali nella gerarchia delle figlie. C'era la priora, c'era la maestra, le due maestre, c'erano le organiste che erano anche consigliere dei governatori. Ebbene, queste allieve erano diventate, avevamo preso diciamo, il potere dentro il coro era l'insieme sia della musica strumentale che vocale, non soltanto le voci, e è molto probabile che questo omaggio un po' nascosto sia stato fatto avendo ancora a cuore quell'uomo che per 40 anni aveva lavorato lì dentro e aveva dato una valanga di musica a queste fanciulle. Vi faccio sentire l'ultimo Dixit che ha scritto per loro e poi con questo ci salutiamo. Bene, possiamo chiudere. Su queste note vi saluto, spero di avervi dato qualche pennellata di memoria di questo uomo straordinario per quel che ci ha lasciato, e di avervi in qualche modo, forse spero, desiderio stimolato a conoscerlo meglio e ad ascoltarlo perlomeno. Un grazie, saluto a tutti.